Ciao Mattia. Ciao Umbe, ciao. Grazie per essere venuto. Alla grande. Per aver accettato il mio invito. Farò un po' di domande. Aia. E parleremo pochissimo di chitarra. Ok. Iniziamo col dire: se ti dovessi presentare a qualcuno non del settore, ok, come ti presenteresti? Beh, ogni tanto capita, tipo, non ti ho capito, ma tu cosa fai nella vita, no? Magari chi sei, chi è lui, no? Lui è Mattia, ti presento, tipo, lui fa il musicista, e molte volte dicono suona con puntini puntini. Però nel caso fossi da solo e uno mi chiede tu cosa fai, dico semplicemente faccio il musicista, senza dire faccio il chitarrista, quindi dire uno strumento ben preciso, musicista. Okay. Mi piace non di più. Non vuoi essere etichettato come chitarrista? No, no. Cioè, non ho mai fatto della mia vita una carriera personale, no? Come un chitarriero, come si dice all'estero, okay, no? Quindi composizione della mia musica espressamente per chitarra, dove la chitarra ha un ruolo tipo la voce, no? Quindi un ruolo main, un ruolo da protagonista. Quello per me è il chitarrista, che non vuol dire meglio o peggio, ma è un'altra cosa rispetto a quello che faccio io. Io utilizzo la chitarra al servizio della musica. Io faccio dell'arte della musica, quello che è il mio lavoro. Non metti davanti il curriculum. Mai, anzi no, quello sono, mi dà... Ho suonato con... No, il suonato con... Allora, il suonato con è una cosa che non mi piace quando lo dicono gli altri. Magari sono con qualcuno con... che sta uscendo con me in quel momento lì e Mario arriva un altro, ma tu sai con chi suona lui? No, non è fine. Ti identifica come uno bravo. Sì, però sposta tutta l'attenzione quello, anche da una tavolata di amici. Mi fa piacere che questa cosa magari esca, chiaramente non lo nego, non è che spunto nel piatto dove mangio. Però magari a citare certi nomi con cui lavoro, poi non voglio che sia troppo un momento troppo autoreferenziale, no? Nel quale devo mettermi io in luce perché suono con, ed è bellissimo suonare con, sempre quella cosa lì. Però ci sono momenti nei quali io non voglio parlare di musica, soprattutto quando sono in relax, con i piedi sotto a un tavolo che sto mangiando con la gente, perché mi sembra troppo un'intervista. Poi se c'è l'intervista guidata con una linea guida nel quale devo parlare con chi lavoro, cosa faccio della vita, eccetera eccetera, è un altro discorso. Ma nella vita normale preferisco, guarda, lui fa il musicista e dovrebbe bastare. Il problema è che se non dici suona con, in alcune città d'Italia, del mondo, c'è nessuno. C'è una città dalla quale sono poco legato, non faccio il nome, che è tu, suoni con chi? Cioè, già te le fanno la domanda, perché se no, cioè, devo farti l'esame, hai capito? Un'altra città nella quale invece sono molto legato, suoni? Sì, cosa? La chitarra, figo, domani cosa fai? Ok? Ci troviamo, suoniamo, facciamo. Io voglio fare questo per questo. Ok. Quella cosa. Mi hai già risposto praticamente alla seconda domanda. A tutto? Che ti avrei fatto. A tutto? Perfetto. Che è quella del perché hai accettato di... Ah beh. La mia richiesta di fare questa collaborazione. Ma perché? Utilizzando anche la tua creatività. Ma io di base sono un curioso. E quindi sai, non ci conosciamo. C'è Paolo come comunque Travide, che è un mio carissimo amico, e dico vabbè, ok, lo faccio, va bene, cioè non ho chiesto, capito, avrei dovuto chiedere se fossi ciò che non mi piacesse, quanti numeri ha, quanti follower ha questo Umbe, fammi vedere il canale, guardo i contenuti, se è una linea che mi... No, okay. Guarderò dopo questa cosa, sono sincero, non ho guardato niente proprio per non... sono curioso, ma ho aspettato, volevo avere l'effetto sorpresa. Ti piace di questa cosa? Sì, ti tantissimo. Sì, sì, infatti anche il fatto dell'intervista, che fuori ne parlavamo, no? Dopo ti intervisterò, ti ho detto ferma, non dirmi, domanda, non dirmi niente, non, dirmi, non voglio sapere... Bello, assolutamente nulla, perché è così che poi alla fine è la mia vita, non voglio, voglio l'effetto spontanea. Sorpresa, adoro lavorare in studio. Perché arrivi in uno studio, bevi il caffè e intanto ti fanno play per la prima volta della canzone che dovrai andare a registrare. Non lo sai prima, sai, a volte forse neanche l'artista. Ci vediamo in studio e lì è bello, quindi questa cosa mi piace spalmarla su tutte le cose. Non è che poi mi metto la giacca da chitarrista, me la tolgo e metto la giacca da Mattia, capito? Cioè è sempre la solita cosa. Iniziamo, entriamo in... Questo sorriso mi piace tanto perché tu sai già cosa vuoi domandarmi, hai già uno sguardo sornio. Dischi consumati in adolescenza, dammi tre dischi allora, che in adolescenza hai divorato. Divorato, beh, Made in Japan, The Deep Purple, un disco dei Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, che è live, è un live dei Pink Floyd post Roger Waters, perché io comunque ero piccolo, non sapevo ci fosse stato Roger Waters, non sapevo fossero in quattro. Io la prima volta che li ho visti è stato in televisione al Live in Venice, in Venezia, nell'89, che avevo 5 anni. Quindi per me Pink Floyd uguale
il cerchio con le luci e 40 persone sul palco, quindi non avevo una conoscenza di qual era la storia di Pink Floyd, quindi non posso dire per fare figo The Wall. The Wall l'ho scoperto dopo, per me i Pink Floyd erano quella cosa che ho visto, quindi abbiamo poi il disco a casa di quel tour che era Dedicated Sound of Thunder e l'ho consumato, quello però pari passo con la videocassetta di Live in Venice, perché ho sempre voluto anche tanto vedere, vista la mia curiosità, ho sempre voluto vedere proprio il concerto live. E poi il terzo disco, Video Music. Video Music era il mio terzo disco, perché lì ho tanti ricordi visivi di videoclip, di musica, di Oddio che paura, che erano poi i videoclip degli Iron Maiden, che c'era il mostro, no? Tipo, cos'è quella cosa lì, ma non mi ricordo un titolo ben definito, però poi nella testa hai quei suoni che quando la canzone poi la riascolti 10 anni dopo, 15 anni dopo e dici, mia, questa la conosco, perché la conosco, tac, inevitabilmente guardi l'anno di uscita, poteva essere assolutamente un videoclip passato su Video Music. Quindi il fatto di guardare un canale televisivo e non sapere cosa sarebbe arrivato dopo, la curiosità, vedi l'effetto sempre sorpresa. Beh, il fatto di dire, ma dopo cosa ci sarà? Prima cover cazzuta che hai suonato e hai detto, sono proprio bravo. Stairway to Heaven. Se avevo 9-10 anni, ci avevo. Visto che comunque suonavo già da 4-5 anni, la mia prima vera cover, che ho fatto l'arpeggio proprio con la chitarra classica, è stata Stairway to Heaven, una concessione della mia insegnante. 9-10 anni. 9-10 anni, solo l'arpeggio iniziale, perché comunque era una gentile concessione della mia insegnante classica. E tu hai iniziato a studiare presto, quindi. Ho iniziato con la batteria. Ho iniziato con la batteria a 4 anni. Wow. All'età di 4 anni, sì. E poi cos'è successo? I vicini di casa. Ah, facevi troppo rumore. Cioè, allora si è switchato un po' su uno strumento più. E poi hai trovato. Poi, boom, di Purple. Mi è tornata quella cosa lì e ho ricominciato poi con la chitarra, però stavolta quella più rumorosa, elettrica. Hai lavorato per tanti artisti. Sì. Quel che hai fatto si può dividere in due cose: dischi in studio. Sì. E eventi dal vivo. Eventi dal vivo, certo. Dischi in studio. Ti chiamano, devi fare un disco. Sì, bellissimo. Decidi tu cosa ci sta bene qua, dai delle tue idee, vengono valutate, oppure ti dicono, questo è quello che devi fare, esegui. Nessuno ha mai avuto la maleducazione di dire, questo è così, fai quello che ti dico io, no? Padre, padrone, io ti pago, tu esegui quello. Questa forma brutta di io ho i soldi, tu devi solo eseguire. Perché fortunatamente poi la musica va anche a scremare molto anche la tipologia di persona. Cioè il padre padrone poi si ritrova da solo. Ok, non ha più collaborato. No, perché alla prima, già, o metti giù già addirittura il telefono, no? Quando senti oppure ti inventi una scusa che sei libero. Ogni tanto capita. Capita, esistono. Preferisco non lavorarci insieme. A 40 anni lo posso fare, con magari un po' di esperienza che ho. A 20 mi sono ritrovato in una situazione del genere e ho cercato di scappare il prima possibile, perché è limitante. Al primo disco io non avevo l'esperienza dei dischi di Vasco Rossi. Avevo l'esperienza zero. Quello è il disco numero uno da fare. Però anche se tu fai il tuo primo disco, io ho avuto la fortuna che il mio primo disco avevo dall'altra parte del vetro, come si dice in gergo, insomma, il produttore, che voleva sentire da me delle cose mie, tipo, qui cosa ci faresti? Quindi ti va a toccare quella cosa della creatività, perché ognuno di noi ha qualcosa. Io sono contro il è bravo perché suona con. Il fatto di avere un curriculum è semplicemente una cosa gratificante, assolutamente, ma non vuol dire assolutamente nulla. Ognuno di noi è unico, ognuno di noi ha un qualcosa e c'è da dare delle possibilità alla gente, come è stato fatto nel mio caso. Io zero curriculum, zero, con artisti, magari con dischi, discografie, eccetera, eccetera. Lista di, non so, 20-25 nomi fa già affermati. L'ultimo della lista, stile Fantozzi, no? L'ultimo, matricola/bis, ero io, hanno preso me. Perché hanno detto, questo non lo conosciamo, perché è su questa lista? Ci deve essere sempre un motivo, diamogli una possibilità. Ma dare una possibilità non è farlo passare da una via preferenziale, perché poi me l'hanno detto. Eri l'unico nome, eravamo curiosi, mi hanno dato una possibilità. È chiaro che se la prima giornata di prove vedevamo che non eri quello giusto, con molto garbo,
facevamo uno switch off e gli altri nomi che c'erano sulla lista erano ovviamente già persone che conoscevamo, delle quali ci potevamo fidare. E questa cosa è successa con me, quindi non vedo perché io non debba farlo magari con altre persone o sposare questo tipo di pensiero, perché mi ha cambiato la vita. Da lì poi sono entrato nel mondo reale del lavoro, quindi e non ero a suona con. Poi uno si gioca le sue carte. Poi te le devi giocare bene. Mi fossi presentato senza sapere i pezzi, con la chitarra scordata, male, tutto male, e non c'è nessuno, cioè, no, non esiste, vabbè, non esiste. Andiamo dall'altra parte, andiamo dal vivo. Andiamo dal vivo, andiamo sul palco. Quando capitano i concerti dal vivo, i live, c'è sempre quella emozione pre, una sorta di ansia da prestazione. E che ci sia sempre. E a fine concerto c'è quella euforia, delirio di onnipotenza. Beh, oddio, delirio di onnipotenza no, è adrenalina, adrenalina. C'è anche ai tuoi livelli? Allora, dunque, il rapporto col pubblico nei grandi eventi, e qui dico, non sono cintura nera dei grandi eventi, nel senso che, tranne qualche caso molto bello, ad esempio dell'apertura del tour di Vasco Rossi, quindi come opening act, quindi davanti a stadi già abbastanza pieni da 40.000, 50.000, 60.000 persone. Lì ti gasi perché hai davanti una folla di persone ed è molto più semplice suonare, perché tanto su, non che siano poco importanti, però sono talmente tante che non vai a fissare il tuo sguardo su una persona in particolare che magari conosci. È molto più strano il club, ma anche quello da 100 persone, che magari ce ne sono 80, no? Perché comunque quello che ti sta guardando, come potresti essere tu in questo momento, tu ti giri sempre lì, cioè sai che è lì, e quando non c'è più, mille pensieri, è andato via perché doveva andare via, non gli è piaciuto, sarà di là a chiacchierare, e ti cerco. Hai capito? Io ti cerco, se sei lì con la birra e poi vedo che sei di là, dico magari sta canzone non gli piace. Ci partono mille pensieri. Sì, ma è giusto che essere osservati, cioè nel senso, raga, un po' di egocentrismo c'è in sto lavoro qua, ci piace essere osservati, mi piace avere una telecamera davanti che tu mi faccia delle domande, non lo nego. Molto bello il fatto che c'è della curiosità da parte tua nei confronti di una persona curiosa, quindi ci si autoalimenta, no? in questa cosa. Sul discorso dei live però, quello che dicevi tu dei complimenti eccetera eccetera, direi che c'è, meno male che c'è, prima la farfalla nello stomaco, quella cosa che non magari mangi tre ore prima perché non vuoi mangiare subito a ridosso, poi non c'hai appetito, allora cominci quarto d'ora prima a non sopportare più nessuno, io devo stare da solo magari un quarto d'ora prima, 20 minuti, perché ho bisogno di una cosa importantissima che è il silenzio. Che il silenzio porta alla concentrazione, non riuscirò mai a concentrarmi. Non è una questione di scaldarsi le mani, sì lo faccio, ma più una questione di concentrazione, che non vuol dire nemmeno pensare ai pezzi del concerto. È proprio, cioè, off. Come dormire con gli occhi aperti, una cosa del genere. Dopo, i complimenti fanno piacere, ma poi io a molte volte sono che basta una nota sbagliata nel concerto che per me ha un peso specifico molto più dei camion che portano in giro la strumentazione del tour. Quindi se sono la serata storta e lui mi fa i complimenti, sono il primo a dire ma complimenti de che ho fatto una merda. È molto autocritico. Molto, a volte fin troppo. A volte fin troppo. Cioè anche quando gli altri non vedono il problema tu dici ah, sta roba qua. Esatto, esatto, e infatti ho scoperto che non devo scegliere io. Dopo registreremo, non voglio ascoltare niente. Ok. Sei tu, ascolta tu. Non ti puoi ascoltare e dire no, perché dopo vado troppo nel fino. Okay. Ho un focus, una lente di ingrandimento molto grande. Non è perfezionismo questo. Okay. Non è una ricerca della perfezione fine a se stessa, perché la mia ricerca di perfezione è un mio metodo, ma la ricerca di perfezione ce l'ho anche nel non essere perfetto per niente. Cioè se devo fare delle cose proprio grunge, suonate così, cerco proprio quel mood, quell'attitude. Ecco. Okay. Quindi è tutta una questione di attitude più che di perfezione o meno. Cioè quanto fai quella cosa vera. Che sia vera, posso farla meglio, ma meglio posso esserci più dentro in quella cosa? Sì, ma non oggi. Ok, la faccio domani. Non vado troppo a sforzarmi, okay. Perché dopo diventa che peggiori sempre, ti innervosisci e tutto sarà sempre peggio. Allora poi finisci una sessione di lavoro col malcontento, invece è meglio finirla sereni in anticipo dicendo ok, aspetto ancora un attimo, suono dell'altro, poi okay. Torno su quel pezzo lì un po' a sorpresa e vedere distinto. Okay. Cosa mi viene? Questo potrebbe essere un modus operandi per un genere, non per tutto magari, però insomma, ogni cosa ha la sua linea da seguire. Si riesce a creare gruppo, empatia, sì? /
amicizia, sul palco quando sei ingaggiato come un esterno, non facendo parte della... Bellissima terra. Questa è bellissima. Oppure è tutto un po' asettico, nel senso, ah, lui è l'esterno, sì, viene, fa il tour, ma poi tanto torna a casa sua. Cioè, non creiamo troppo, non c'è bisogno di creare troppo rapporto. Bella sta domanda, dipende dalla risposta che ti ho dato prima. Lui suona con chi? Dipende tanto quanto ti vede la gente. Parlo degli esempi negativi, non tutti sono così. Con alcune persone magari io stesso voglia. Cioè, devi essere anche tu propositivo nell'entrare in una situazione, anche solo per una data. Magari mi è capitato di fare il sostituto al volo, magari non c'è X, vieni tal dettaglio, ti mando le parti, ti mando le cose, vieni. Tu comunque, se sei tu sereno, che hai fatto un bel lavoro di preparazione delle cose, già tu porti un'energia positiva. Non arrivi che ti guardi intorno per dire oddio, speriamo che non provino al soundcheck questa canzone perché non la so bene. No, tu devi arrivare che le cose le sai. Se arrivi così sereno, senza fare lo strafottente, senza fare la star, comunque ti accolgono in una maniera diversa. Okay. Non ti si esclude. Alcuni casi invece di persone con le quali magari ho lavorato in passato e con le quali magicamente non lavoro più, era il fatto che sentivano quando io ancora non avevo lo zero di tour, lo zero di dischi, eccetera, eccetera, ero un po' la zavorra, capito? È come dire, hai una macchina meravigliosa, ok? E c'hai il volante di ricambio che hai comprato su Temu. Cioè, capito? Cioè, la macchina non è completa, voglio uno con un... Cioè, sì, bravo! Però, cazzo, io conosco X che fa i tour di, guarda che libro, viene, sai che band metto su. E questo molte volte cercano di convincere l'artista. No, mi è successo proprio. Okay. Non è che l'ho percepita, mi è successo. E poi sono lì a convincere l'artista, e dici sì, allora io suono con, lui suona anche con, lui anche con, guarda che c'ho tra gli amici, eh. Almeno ti faccio una band con tutti dei curriculum con le gambe, capito? Che poi se vista così è terrificante come cosa. A volte può capitare anche quello, a volte percepisco, fortunatamente o sfortunatamente, una grande sensibilità di queste cose, non dico il sesto senso, ma una sensibilità di cose, quando sei lì perché sei il curriculum, non serve il tuo apporto musicale che ti sei fatto un culo così per tanti anni, no? Ma ti metto lì come il trofeo, abbiamo il chitarrista di, e lo capisci perché poi quando fai veramente il tuo, ti dicono no, però fai come il disco. Ma allora scusami, perché mi hai chiamato? Devo fare come il disco? Vabbè, è una scelta, per carità. Ma io sono per, chiamo lui perché mi dà delle cose, non mi dà un suo curriculum. Vengono categorizzati musicisti di cover e musicisti di inediti, che chi fa le cover, band, tribute band, siano dei musicisti di serie B. Io faccio le cover, ma le faccio anche nei dischi, non sono mie le canzoni di Vasco, sono sue. Cioè io fondamentalmente eseguo, creo, non creo sotto quel punto di vista di scrittura, no? Però eseguo delle canzoni non mie, cioè cerco di entrare in un discorso non mio, no? Perché non so l'ispirazione, quando è stata, a che ora ha scritto la canzone, eccetera, eccetera. E sento anche tanta ghettizzazione di magari chi fa le cover. Ma vedo anche purtroppo una lista di canzoni definite fuffa, no? Che sono magari, non so, YMCA, magari Don't Let Me Be Misunderstood, magari dei brani come i Chic, il ballabile, vista come la fuffa, o il nastro rosa di Battisti, la fuffa. Ma come vi permettete? Quindi sono canzoni, sono brani nei quali sono stati dei musicisti pagati, degli studi di registrazione pazzeschi, dei produttori, dei fonici, degli arrangiatori. Come vi permettete? Il nastro rosa, la fuffa? Dici, no, non c'è nessuna canzone semplice. Ogni canzone che ha avuto un successo, cioè pensa che sono canzoni che la gente comunque col bicchiere in mano canta e urla, perché sono canzoni famose, sono canzoni iconiche. Quindi io magari potrei fare l'appello proprio alla camera, no? Non mettiamo queste canzoni nella fuffa e trattarle come la canzone, ma sì, tanto sono tutti ubriachi, cantano il ritornello. Quello lo faranno perché c'è gente che si vuole divertire. Però veramente basta un poco di più di ascoltare anche tutta la canzone e non dirà sì, sto per ritornare tutto qua. No, magari alla fine c'è quel colpo diverso, quel feel di basso diverso che è stato o pensato o comunque approvato da un produttore. È un disco che magari ha avuto tantissime copie, che ci ha messo magari un mese a farlo. L'altro giorno riascoltavo La Luna Busson della Bertè e Il Mare d'Inverno, che molte volte anche questi brani vengono
messi un po'... Banalizzati a livello di esecuzione, tanto semplice. Ma invece se uno ascolta bene, ci sono delle cose incredibili di questi brani che hanno fatto sì che fossero, a parte la scrittura del testo, della melodia, che è quello che arriva poi alla gente, ma la produzione sotto è incredibile, è qualcosa di incredibile. Non bisogna categorizzare secondo me la musica come fuffa, ecco, quella cosa lì è una cosa che purtroppo nel mondo delle cover band, come si prendono i pezzi fuffa e la gente balla. Sì, è vero, anche quello è un lavoro, non vanno di certo a rubare dei soldi, ci mancherebbe, non sono per, io lo faccio di lavoro, tu no, non puoi, no. La musica comunque è una forma d'arte e come tale è una forma d'arte libera. Io percepisco del denaro facendola perché sono un freelance, ok? Sono un professionista del settore, ma mai e poi mai andrei da qualcuno che lo fa. Oltretutto molte volte posso permettermi con una passione maggiore di chi è un professionista annoiato. Vedo molta più gente che lo fa con una passione incredibile e non è raro che qualcuno di questi che lo fanno con una passione incredibile vengano poi prelevati per fare un qualcosa di... Perché torniamo al discorso di prima, l'opportunità, l'occasione. Come vivi il tuo rapporto con la chitarra? Ci sono dei momenti up and down della chitarra. Sono una persona che si annoia molto facilmente, ma si annoia perché essendo curioso ho bisogno di sapere cosa c'è di là anche. Quindi non riesco a fossilizzarmi su un programma quotidiano giornaliero di allenamento. Quello non riesco e non riuscirò mai, perché se in quel momento lì io voglio ascoltare una solo di batteria di John Bonham, la prendo come una necessità, non posso non farla. Quindi io prendo la musica come una necessità, come mangiare, dormire e tutto il resto. C'è stato un periodo non troppo lontano nel quale non suonavo perché ero più interessato nel assorbire musica, quindi musica classica, ma con grande rispetto non ho mai suonato sopra queste cose della classica. Io sono un fan sfegatato di Van Halen. Raramente, se non quando ero teenager, ho osato fare una pennata con la mia chitarra su un suo disco. Cioè lo adoro talmente a tal punto che per me è una lezione, capito? Quando sei a lezione, certo. E ti sto spiegando e tu suoni, ti dico, senti, lasciami parlare, poi suoni, grazie, no? Che magari uno non capisce, per me quella è la lezione. Io sto zitto così e ascolto questi dischi e dico, ma come cazzo hai fatto? E ci suono sopra, vado a perdere la bellezza, perché rovino tutto. Capito? Ci sono delle cose che devo ascoltare. Poi c'è il momento in cui dico voglio giocare coi suoni. Dai 20 ai 30 anni tu non ho mai più studiato una scala in vita mia, né fatto l'esercizio, ma mi sono messo lì coi suoni perché sentivo che era la mia strada. E la mia strada è quella dei suoni. Non che sia cintura nera il migliore di tutti, però mi piace quella cosa lì. Quando avevo 14 anni suonavo solo gli Iron Maiden e facevo tanta tecnica perché mi piaceva da matti. Poi sai, sei giovane, c'hai i tendini che volano, fai molta meno fatica a fare anche della tecnica. Adesso ce ne ho 40. Ho ricominciato adesso con una cosa che non facevo da più di 30 anni, tipo. Leggere la musica. Stamattina alle 7.30 sarete alla Moca e come tutte le mattine, minimo devo leggere 2 o 3 pagine di musica. Per le scale, le cose, con la chitarra classica, sono tornato indietro. Cioè devo, perché i miei tendini iniziano a essere un po' problematici, non ho tendinite né altro, ma il fisico da 40 anni, quindi non sono più fatto di gomma che posso prendere la chitarra e andare. Adesso ho bisogno di questa cosa, avendo rispetto del mio lavoro, lo faccio, quindi devo, adesso sto in allenamento. Prima invece sperimentavo, andavo a cercare suoni, e che è stata anche la mia fortuna poi. Oggi sto imparando degli assoli che ascoltavo quando avevo 12 anni. Shine on a Crazy Diamond, Hotel California degli Eagles. Perché prima volevo semplicemente cercare una mia voce, ero curioso di trovare un mio stile. Penso di aver fatto pace con me stesso, di avere la consapevolezza che io suono così. Bene, mi tengo in allenamento, ma adesso voglio aumentare la mia conoscenza di queste benedette e maledette cover, perché poi sono cover, anche quelle. Certo. Adesso che ho la maturità, anche manuale, di suono, di capire, ascoltando un disco, su che tasto è, che suono ho usato, mi sento più formato, adesso mi diverto come un matto, perché vado ad ascoltare e vado a... Ho fatto il contrario, ok? Sì, adesso sì. Mi sono messo a studiare. Vero. Mi sono messo a studiare e sto molto bene. Sto molto bene perché è una cosa che voglio fare, perché la sento come necessità. Se una persona, qualunque, che non sia musicista, sì, sia nel settore, ti incontra per strada, non sa nulla di quello che hai fatto, nonostante tu magari abbia ricoperto dei ruoli importanti, sia nei dischi, sia anche nei concerti. Mm-hmm. Questa cosa non ti dà un po' fastidio? No, fa parte del gioco. Se avessi voluto che tutte le persone conoscessero la mia faccia, avrei fatto quella cosa chiamata magari chitarrero, cioè metterci la faccia
non che sono un codardo e non ce la metto, ma sono 70% delle volte neanche riconosciuto, ma percepito come un suono, non come un volto. Ma lì poi c'è l'altra parte bella, mi è capitato recentemente, cito sempre Vasco perché il pezzo che passava per radio era il suo, dal quale ho fatto le chitarre, che si chiama Come nelle favole. Io e te, io e te. Siamo alla corsia del supermercato, tranquillo, in tuta, con la berretta, a fare spesa. Sento la canzone, sorrido perché senti che sei te. E di fianco c'era una ragazza che prendeva delle cose dalle dispense e cantava la canzone. E io sono passato di fianco e pensavo, cazzo, ma pensa te, questa ragazza che sta cantando la canzone che io ho fatto, io sono dietro di lei. Ma non per dire tu non sai chi sono io, però mi scatta il sorriso, no? Di dire, cazzo, che bella, bella cosa, no? Poi intanto quando voglio fare, che c'è magari la mia compagna di fianco, lei comincia, è lui? È lui? Ma apposta, no? Senza volersi far sentire, però lo prendiamo come un gioco. Questa è la parte divertente, che non sapendo che dietro c'è quello che ha realizzato le chitarre di quel pezzo, che poi ti possono anche dire sti cazzi, ma tanto tu non sei Vasco, a me non interessa quella cosa lì. Però è bello vedere la gente in maniera naturale, perché lei sta cantando una canzone perché le va di cantarla, non perché dietro c'è tu, si deve far notare, capito, quella cosa. Quindi vedi a molte volte anche il potere della musica. Io lo scopro nei bar, nei supermercati soprattutto, quando passano delle canzoni che ho fatto, e questa cosa quando vedo qualcuno che batte la testa o dice, oh, senti che bella questa, mi fa, cioè è la paga più bella di tutte. Quindi non bisogna avere, secondo me, una mania di protagonismo allora nel fare un protagonismo, no, no, protagonismo no, un po' di sano egocentrismo ci deve essere, sì, quello sì. Lo fai perché comunque ti piace, comunque nei live ti piace quando vedi che la gente ti guarda, dai, su, piace a tutti. Certo. Piace a tutti. Dove ti vedi tra 10 anni? Diverso, spero, non che non mi piaccia quello di adesso, ma la routine mi ammazza, A volte ho dovuto rispettare delle routine, sono andato giù completamente di testa, il che non vuol dire, ah beh, bella la vostra vita, puoi fare il cazzo che ti pare. No, perché le bollette le devo pagare e non posso fare come mi pare. Però cerco sempre un qualcosa che mi dia anche la possibilità di dire tutti i giorni, vedi, questa cosa non la sai, scoprire una cosa nuova al giorno. Questa cosa sicuramente mi porterà tra 10 anni ad essere diverso, magari, con delle conoscenze in più, ma non per vincere la medaglia di quello che ne sa di più. Devo farmi una domanda tutti i giorni, generale, ma la domanda più stupida è, che significato ha quella parola? Cioè, è sempre una cosa di conoscenza. Dov'è quella città? Dai, Domodossola, dov'è? Di come Domodossola. Capito? Il di come Domodossola, che non ci va mai nessuno, purtroppo, cioè facciamo un appello, andate a Domodossola, visto che è sempre questa città. Però vedi, domande semplici. Un tuo rimpianto per non aver fatto qualcosa? Mai. O detto qualcosa? Ogni cosa, faccio l'esempio banale delle sliding doors, ogni cosa è servita a un'altra cosa. Se non avessi detto di no a quella persona, magari in malo modo, non avrei conosciuto quella persona, così per caso, se non fossi andato quel giorno lì, se non avessi sbagliato strada quel giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto eccetera. Collegato. Tutto collegato. Ogni tanto ci penso, ma se avessi continuato quella cosa lì, allora, visto che ho... Fortunatamente o purtroppo una grande fantasia, adoro sognare ad occhi aperti, infatti a scuola era sempre oh tedesco, sempre, perché iniziavo a sognare, magari quello che sto realmente facendo, no? Non erano cose, sogni per monitori, la mente viaggia tantissimo, allora ho detto, ma se io fossi rimasto lì a far quella cosa, allora immagino una sorta di un 1985 alternativo, per citare un film, una trilogia che ci piace tanto, è un 1985 alternativo, però so esattamente il punto di svolta, però dico, rifarei esattamente tutto, tanto è così, bisogna accettarsi, no? Cosa ho fatto? Sai quanti errori? Mi voglio, la prima volta che metti la scarpa a destra con la sinistra è comunque un errore, dopo sai che non riesci a camminare e lo giri, lo rifaresti? Sì. Perché devo trovare, io devo scottarmi, capito? Sono uno di quelli che comunque deve battere la testa contro il muro. L'ho battuta tante volte, la batterò ancora. L'errore è il percorso della... Cavolo, della propria... L'errore in musica è una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa, perché da quell'errore ti può nascere anche una scossa nella schiena di una nota che non è preventivata, ma che quando la tocchi è come toccare un erbo scoperto. E dici, oh, cosa hai fatto? Questa è bella, ok. Se non sbagli, dove vai a trovarla? Con la razionalità. Di dire, no. Sulle note della scala, quelle sono. C'è qualcuno nella tua cerchia intima, familiare, sì, di amicizie, dove, ricordati, ai tuoi esordi non ti dava 2 lire? Per la serie, sì, dove vai? Qualche ex fidanzata, ma è stata lasciata immediatamente. Io su quello sono brutto carattere.
Cioè, nel senso, a me non mi interessa del tuo parere. Perché mi dici che non ce la farò? Anzi, il fatto che tu mi dica che è, mi fa determinare ancora di più, perché dentro so che ce la farò. Io su quella cosa lì io sono sempre stato, cioè, o con me, ma non che devi farmi da schiavo, cioè con me, non vuol dire neanche che tutti i giorni vieni bravo amore come sei bravo, cioè la mia compagna attuale, con la quale vado d'accordissimo, non è il bravo bravo bravo, anzi, cioè è contenta di ciò che faccio, lo percepisco, ma non deve essere ogni giorno un release party perché ho fatto mi minore, bravo, cioè capito, non deve essere quella cosa lì. Qualcuno, non dico che si è messo in mezzo, però sì, qualcuno ha detto la famosa frase, o meo la musica, e ho detto sei ancora qui. La mia risposta è stata quella. Ero molto giovane, molto testa di cazzo, chiaramente. Però quella cosa del trarre indietro le varie cose, no, potresti cambiare il passato. Fidanzato. Sì, no, infatti ho gli unici problemi li ho avuti con i partner. Non è facile stare con un musicista. Invece tra i tuoi amici e la tua famiglia nessuno. Ti hanno sempre appoggiato. Tutti. Tutto. Tutti. Bello. Dal primo all'ultimo, e non come un cagnolino, caro mio amore, certo. Che bravo è, lui ce la fa con serietà. Vuoi fare questo? Sì, ok. Smettevi convinzione. No, sì, no, io sempre stato, fortunatamente sono stato molto convinto di quello che ho fatto. Non straordinariamente talentuoso, bravo, incredibile, bravo, bravissimo con Mike Buongiorno negli anni d'oro. Non era quella cosa lì. Non ero il bambino prodigio. Assolutamente. Ho iniziato a suonare presto. E vabbè. Non vuol dire che sei un prodigio, vuol dire che ti interessi a fare quella cosa. Evidentemente dalla convinzione che già davo che quella cosa mi piaceva fare, poi è arrivato un mini kit in casa e ho iniziato a suonarlo. Però nessuno mai mi ha detto cosa vuoi fare. Qualcuno magari, qualche chiacchierata così da bar, qualche musicista purtroppo, e qua dico nella versione negativa del termine, di cover, quindi in un periodo d'oro come magari i primi 2000 dove si lavorava veramente tanto, che mi ha detto ma tu vuoi fare davvero quel lavoro lì? Ma no, ma io c'ho la cover band, c'ho 20 e passa date al mese, ma non ci penso neanche a fare quello che fai tu, così rischioso, così le varie cose. Poi esce il primo disco di Vasco, dopo 10 anni mi richiama, oh, io lo sapevo che ce l'avresti, no. Eh sì, perché poi tornano tutti, è una cosa divertentissima, io ringrazio, dico, no, mi fa... ma no, perché poi fa anche piacere, ti chiamano perché comunque sono contenti di farlo. Sì, sì, ragazzi, parliamoci chiaro, ognuno di noi ha passato dai 17, 21, 22 anni. Io lo confesso, in quegli anni lì ero una testa di cazzo incredibile. Quindi adesso si scherza su quelle cose lì. Ma una volta c'ero proprio, punto, cioè voglio fare questo, non mi devi non ti devi mettere in mezzo proprio, non ti devi, dritto contro un muro. E dagli e dagli e dagli e poi, non dico che ce l'ho fatta, dico che questo viaggio sta andando molto bene. Ti ha portato qualcosa di buono. Sta andando molto bene questo. Ce l'ho fatta, lo scriverò sulla lapide. Cioè, non è una cosa, cioè, ho un rapporto un po' particolare, so che è un argomento un po' strano, però che cosa, la mia ragazza mi fa, ma tu cosa scriveresti? Perché citiamo il Dogui, te lo ricordi, il famoso attore Dogui, quello dei film di Vanzina, quello, il Cumenda milanese. Ah, sì. Lui sulla sua lapide ha scritto See You Later. Che è qua dietro, è in provincia di Pavia, nel cimitero dove sta, See You Later. Allora intanto la guardiamo, ci viene da ridere, no? See You Later. Ci vedremo dopo, sicuramente, tutti. E allora dico, io sulla mia, dico, ci voglio, comunque è andata molto bene. Okay, che bello, è bello, comunque, lì lo puoi dire. Certo. Comunque è andata molto bene. Certo. La domanda che è un po' da consiglio paterno. Qualcuno che vorrà prendere, o vuole prendere, la strada per fare il musicista, gli diresti... vai, persegui il tuo sogno, provaci, vai, prova, oppure gli diresti sì, ok, fai musicista, suona, divertiti, ma mantienila sempre parallelo a qualcos'altro. Ah. Cioè, a livello con la tua band, suona, ti vai a fare le serate, ma non andare a cercare di fare la carriera. Sì. Guarda, i consigli sono una cosa molto strana. Perché se ci pensi, io ne ho avuti, ricevuti di consigli magari, e devo dire la verità, consigli di alcune persone molto più grandi di me che mi consigliavano di, come dire, agire in un modo piuttosto che un altro, ma io non trovavo nel mondo che vivevo io di quell'età quelle cose che mi dicevano. E io mi ritrovo adesso, cioè il mio mondo è formato da miei coetanei, il mio mondo musicale, quelli di 19-20 anni, non mi chiamano, ma come io non chiamo loro, ma non per odio o altro, ognuno dice, c'è il mondo della musica, sono tanti mondi. Secondo me dovete vivere il vostro mondo musicale. Io il mio l'ho vissuto proprio come volevo, per quello che percepivo dall'esterno. Cioè se ho 17 anni, 16,
18, 20, voglio fare musica e volevo fare musica, io non ci stavo con quelli di 40, perché avevano la loro isola di quarantenni che facevano musica nel loro modo, che magari mi consigliavano delle cose, diciamo, perché devo fare sta cosa? Cioè, io vedo ora che c'è qualcosa nel sottosuolo che sta fremendo, che magari erano i miei coetanei, che oggi abbiamo 40 anni. Parlo con quelli di 16-17, hanno completamente degli altri skill, degli altri gusti musicali, delle altre cose. Poi ogni tanto vengono a chiedere allo zio, no, tra virgolette, dei consigli, delle cose che sono ben specifici e ben mirati. Però la mia risposta, per quanto riguarda soprattutto attualmente il come posso emergere, come posso farmi conoscere, non te lo posso dire. Non so neanche come si entra nei social, quasi, capito? Io so solo Instagram, che per me è nuovo, capito? Sì. E invece mi dico, ma c'è già TikTok che sarà già vecchio, c'è già un'altra cosa di qui di là. Cioè non posso dare quel tipo di consiglio. L'unica cosa che c'è da fare è crederci, che sembra una risposta un po' buttata lì. Però dovete crederci nel vostro mondo, coi vostri coetanei, con le vostre persone che vi gireranno le spalle, coi vostri amichetti che magari vorranno prendere una strada più semplice e con altre magari prospettive di vita, magari, no? Di professione o altro, e voi rimarrete da soli. Ecco, rimarrete soli. Questo è l'unica cosa comune. Noi siamo persone comunque, con compagni, comunque, ma siamo persone sole. Non dovete farvi spaventare dalla solitudine, perché poi capita. Perché poi quando tu devi... Io studiavo a sabato sera invece che uscire, e pian piano non mi chiamava più nessuno per uscire. Sì, certo. Capito? Non c'è mai, cosa lo chiamo a fare? Ma non soffrivo, io volevo stare a casa a studiare. Perché tu volevi fare... Io volevo fare quella cosa lì, Per prendermi poi il lusso, adesso lo dico, proprio sinceramente, è un lusso che mi posso prendere. Il mercoledì non c'ho niente da fare, prendo la macchina, se c'è la bella stagione vado al mare. Al mercoledì, ma magari la domenica sono in studio. Non ho la settimana, è bello, vedi l'imprevedibilità delle cose, ma comunque di fondo una grande solitudine. Se vi spaventa la solitudine, pensateci, prima di ritrovarvi un po'. Comunque la solitudine è forse l'unico leitmotiv, che oltre la musica, che c'è nelle varie generazioni. Il tempo vola quando fai qualcosa che ti piace, c'è poco da fare. Cioè a volte mi ritrovo veramente che sono 12 ore che faccio una cosa in studio e non sono stanco. Finché sei da solo è un conto, se pensi, vuoi avere delle relazioni, mettere su una famiglia o altro, vi auguro di avere di fianco una persona che capisca perfettamente quella cosa. Perché comunque, se andiamo a fare un'analisi, anche dico simpatica, credo di una cosa non simpatica, credo che il musicista in generale, la categoria musicisti, collezioni il più alto numero di divorzi rispetto a quello di altre categorie lavorative. Per le assenze, per magari dei modi di fare, per magari delle lontananze anche, ma anche assenze, che quelle peggiori sono le assenze quando sei nella stessa unità abitativa. Perché l'assenza ci deve essere, cioè per fare il mio, non è come... Con tutto il rispetto, uno smart working, io lavoro in casa, io lo studio in casa, ma ho pattuito degli orari in questo momento, perché ho una persona a cui voglio un sacco di bene che sta con me e ho detto che io alle 20 chiudo, non faccio più le nottate, a meno che... Si è dato un codice. Mi sono dato un codice, perché dico, se sei concentrato ti basta tot, quando sei solo 12 ore, come dicevo prima, ti passano, vai, ma perché non hai regole, no? Sei lì, ti distrai, fai la telefonata, ti guardi una roba, perché comunque il tuo tempo devi essere anche capace poi a gestirlo. Però mi do dei limiti, perché ho una compagna, ho una casa, una situazione, vedo animali, cioè non posso assentarmi, perché in questo momento la vedo come menefreghismo. All'epoca invece, il momento più intenso di tutto, era sto costruendo il mio futuro. Adesso, quando poi mi prendo la mia domenica, che magari una compagna è via per lavoro o altro, sono da solo in casa, quella è la mia domenica, perché lì non mi do limiti, non mangio in studio, cioè c'è bisogno di quella cosa lì, hai capito? Senza orari, e dici, oh, ok, è andata, va, mi sono divertito, come fare la cena con gli amici, insomma. Quindi a volte non faccio la cena con gli amici, dico, ho da lavorare, ma perché voglio stare in studio da solo e divertirmi come... Le bugie a fin di bene, insomma, dai. Se ne ho bisogno, Poi c'è il giorno che dico, chiamo io gli amici e dico, non ci voglio fare un cazzo. Cioè, andiamo a mangiare fuori, andiamo e ci divertiamo.